Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Preghiamo. Accompagna con la tua benevolenza, Padre misericordioso, i primi passi del nostro cammino penitenziale, perché all'osservanza esteriore corrisponda un profondo rinnovamento dello spirito, per Cristo nostro Signore. Avviamoci in pace. Sancte Cipriate, ora pro nobis.
Amen.
Preghiamo. O Dio nostro Padre, concedi al popolo cristiano di iniziare con questo digiuno un cammino di vera conversione, per affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Gioele. Così dice il Signore: ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti. Ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al male. Chissà che non cambia e si ravveda e lasci dietro a sé una benedizione, offerta e libagione per il Signore vostro Dio. Suonate il corno in Sion, proclamate un solenne digiuno, convocate una riunione sacra, radunate il popolo, indite un'assemblea solenne, chiamate i vecchi, riunite i fanciulli, i bambini lattanti. Esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dal suo talamo. Tra il vestibolo e l'altare piangano i sacerdoti, ministri del Signore, e dicano: perdona, Signore, al tuo popolo e non esporre la tua eredità all'udibrio e alla derisione delle genti. Perché si dovrebbe dire fra i popoli: dov'è il loro Dio? Il Signore si mostra geloso per la sua terra e si muova a compassione per il suo popolo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Perdonaci, io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perdonaci, Signore, abbiamo
rinnova in me uno spirito saldo, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Perdonaci, gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso, Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Perdonaci, dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, noi, in nome di Cristo, siamo ambasciatori. Per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in Lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Poiché siamo Suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere invano la grazia di Dio. Egli dice infatti: al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco, ora è il momento favorevole. Ecco, ora è il giorno della salvezza. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Oh.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che, nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Parola del Signore. Gloria a te. Cari fratelli e sorelle, do lettura dell'omelia che il Santo Padre Francesco ha preparato per questa celebrazione. In questo giorno che apre il tempo di Quaresima, il Signore ci dice: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro,
altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Può sorprendere, ma nel Vangelo di oggi la parola che ricorre più volte è ricompensa. Solitamente al mercoledì delle ceneri la nostra attenzione si concentra sull'impegno richiesto dal cammino di fede, più che sul premio a cui esso va incontro. Eppure oggi il discorso di Gesù ritorna ogni volta su questo termine, ricompensa, che sembra essere la molla del nostro agire. C'è infatti in noi, nel nostro cuore, una sete, un desiderio di raggiungere una ricompensa che ci attira e muove ciò che facciamo. Il Signore distingue però due tipi di ricompensa a cui può tendere la vita di una persona. Da un lato c'è la ricompensa presso il Padre e dall'altro la ricompensa presso gli uomini. La prima è eterna, è quella vera, definitiva, è lo scopo del vivere. La seconda invece è transitoria. È un abbaglio a cui tendiamo quando l'ammirazione degli uomini e il successo mondano sono per noi la cosa più importante, la maggiore gratificazione. Ma è un'illusione. È come un miraggio che una volta raggiunto lascia a mani vuote. L'inquietudine e la scontentezza sono sempre dietro l'angolo per chi ha come orizzonte la mondanità che seduce ma poi delude. Chi guarda la ricompensa del mondo non trova mai pace e nemmeno sa promuovere la pace, perché perde di vista il padre e i fratelli. È un rischio che corriamo tutti, per questo Gesù ci avverte, state attenti. È come se dicesse: avete la possibilità di godere un'infinita ricompensa, una ricompensa senza pari. Badate perciò di non lasciarvi abbagliare dall'apparenza, inseguendo ricompense da quattro soldi che vi muoiono in mano. Il rito delle ceneri che riceviamo sul capo vuole sottrarci all'abbaglio di anteporre la ricompensa presso gli uomini alla ricompensa presso il Padre. Questo segno austero che ci porta a riflettere sulla caducità della nostra condizione umana è come una medicina dal sapore amaro, ma efficace per curare la malattia dell'apparenza. È una malattia spirituale che schiavizza la persona, portandola a diventare dipendente dall'ammirazione altrui. È una vera e propria schiavitù degli occhi e della mente, che induce a vivere all'insegna della vanagloria, per cui quel che conta non è la pulizia del cuore, ma l'ammirazione della gente, non lo sguardo di Dio su di noi, ma come ci guardano gli altri. E non si può vivere bene accontentandosi di questa ricompensa. E il guaio è che questa malattia dell'apparenza insidia anche gli ambiti più sacri. È su questo che Gesù insiste oggi. Anche la preghiera, anche la carità, anche il digiuno possono diventare autoreferenziali. In ogni gesto, anche nel più bello, può nascondersi il tarlo dell'autocompiacimento. Allora il cuore non è completamente libero, perché non cerca l'amore per il padre e per i fratelli, ma l'approvazione umana, l'applauso della gente, la propria gloria. E tutto può diventare una sorta di finzione nei confronti di Dio, di se stessi e degli altri. Per questo la parola di Dio ci invita a guardarci dentro, per vedere le nostre ipocrisie. Facciamo una diagnosi delle apparenze che ricerchiamo e proviamo a smascherarle. Ci farà del bene. Le ceneri mettono in luce il nulla che si nasconde dietro l'affannosa ricerca delle ricompense mondane. Ci ricordano che la mondanità è come polvere
che viene portata via da un po' di vento. Sorelle e fratelli, non siamo al mondo per inseguire il vento. Il nostro cuore ha sete di eternità. La Quaresima è un tempo donatoci dal Signore per tornare a vivere, per essere curati interiormente, per camminare verso la Pasqua, verso ciò che non passa, verso la ricompensa presso il Padre. È un cammino di guarigione, non per cambiare tutto dall'oggi al domani, ma per vivere ogni giorno con uno spirito nuovo, con uno stile diverso. A questo servono la preghiera, la carità e il digiuno. Purificati dalle ceneri quaresimali, purificati dall'ipocrisia dell'apparenza, ritrovano tutta la loro forza e rigenerano un rapporto vivo con Dio, con i fratelli e con se stessi. La preghiera umile, fatta nel segreto, nel nascondimento della propria camera, diventa il segreto per far fiorire la vita all'esterno. È un dialogo caldo di affetto e di fiducia che consola e apre il cuore. Soprattutto in questo tempo di Quaresima, preghiamo guardando il crocifisso. Lasciamoci invadere dalla commovente tenerezza di Dio e mettiamo nelle sue ferite le ferite nostre e le ferite del mondo. Non lasciamoci prendere dalla fretta, stiamo in silenzio davanti a Lui. Riscopriamo l'essenzialità feconda del dialogo intimo con il Signore, perché Dio non gradisce le cose appariscenti, invece ama lasciarsi trovare nel segreto. È la segretezza dell'amore lontana da ogni ostentazione e da toni eclatanti. Se la preghiera è vera, non può che tradursi in carità, e la carità ci libera dalla schiavitù peggiore, quella da noi stessi. La carità quaresimale, purificata dalle ceneri, ci riporta all'essenziale, all'intima gioia che c'è nel donare. L'elemosina, fatta lontano dai riflettori, dà pace e speranza al cuore. Ci svela la bellezza del dare che diventa un ricevere e così permette di scoprire un segreto prezioso. Donare fa gioire il cuore più che ricevere. Infine, il digiuno. Esso non è una dieta, anzi ci libera dall'autoreferenzialità della ricerca ossessiva del benessere fisico per aiutarci a tenere in forma non il corpo ma lo spirito. Il digiuno ci riporta a dare il giusto valore alle cose. In modo concreto ci ricorda che la vita non va sottomessa alla scena passeggera di questo mondo. E il digiuno non va ristretto solo al cibo. Specialmente in Quaresima si deve digiunare da ciò che ci dà una certa dipendenza. Ognuno ci pensi per fare un digiuno che incida veramente sulla sua vita concreta. Ma se la preghiera, la carità e il digiuno devono maturare nel segreto, non sono segreti i loro effetti. Preghiera, carità e digiuno non sono medicine solo per noi, ma per tutti, perché possono cambiare la storia. Prima di tutto, perché chi ne prova gli effetti, quasi senza accorgersene, li trasmette anche agli altri. E soprattutto perché la preghiera, la carità e il digiuno sono le vie principali che permettono a Dio di intervenire nella vita nostra e del mondo. Sono le armi dello Spirito, ed è con esse che in questa giornata di preghiera e di digiuno per l'Ucraina imploriamo da Dio quella pace che gli uomini da soli non riescono a raggiungere e a costruire. O Signore, Tu che vedi nel segreto e ci ricompensi al di là di ogni nostra attesa, ascolta la preghiera di quanti confidano in Te, soprattutto dei più umili, dei più provati, di coloro che soffrono e fuggono sotto il frastuono delle armi. Rimetti nei cuori la pace, ridona ai nostri giorni la Tua pace, e così sia.
Fratelli e sorelle, supplichiamo Dio nostro Padre, perché con l'abbondanza della sua grazia benedica queste ceneri che poniamo sul nostro capo in segno di penitenza. O Dio, che non vuoi la morte dei peccatori, ma la conversione, ascolta benigno la nostra preghiera e benedici queste ceneri che stiamo per imporre sul nostro capo, riconoscendo che noi siamo polvere e in polvere ritorneremo. L'esercizio della penitenza quaresimale ci ottenga il perdono dei peccati e una vita rinnovata immagine del tuo Figlio risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Risuoni nel nostro cuore e sia per tutti stimolo a un sincero cammino di conversione la parola che fu rivolta da Dio ad Adamo. Ricordati, uomo, che polvere tu sei e in polvere ritornerai. Thank you.
Fratelli carissimi, con il cuore contrito e colmo di dolce speranza, presentiamo al Padre le nostre suppliche. Custodisci la Chiesa nella verità e nella carità. Ravviva nei sacerdoti la franchezza e la gioia evangeliche. Dai governanti su sentieri di giustizia e di pace. Rendi docili i cuori dei peccatori al pentimento e alla conversione. Suscita numerose e sante vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Apri i cuori dei tuoi figli all'ascolto e all'obbedienza al Vangelo. Dona ai poveri e ai sofferenti la tua consolazione e la prossimità dei fratelli. Ascolta, o Signore, il tuo popolo radunato in assemblea solenne, e muoviti a compassione dei tuoi figli che confidano nella croce del Signore Gesù. Egli è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Con questo sacrificio, Padre, iniziamo solennemente la Quaresima e invochiamo la forza di astenerci dai nostri vizi con le opere di carità e di penitenza per giungere liberati dal peccato a celebrare devotamente la Pasqua del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Con il digiuno quaresimale tu vinci le nostre passioni, elevi lo spirito, infondi la forza e doni il premio per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo. Santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».
Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, qui sei in cieli, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnus Dei, vi conosco.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Oh.
Preghiamo. Questo sacramento che abbiamo ricevuto, Padre, ci sostenga nel cammino quaresimale, santifichi il nostro digiuno e lo renda efficace per la guarigione del nostro spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. A questo popolo che riconosce la tua grandezza, dona con bontà, o Dio, lo spirito di penitenza, perché nella tua misericordia ottenga di giungere all'eredità promessa a chi si converte. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.